Eh sì, quelli di Milano, un cuore grande, una disponibilità innata all'accoglienza e alla solidarietà, anche nei non alpini, molto di più di quello che pensi chi non c'è. Solo che le dimensioni a volte non aiutano, però la sezione di Milano ha un sacco di volontà, ha un sacco di volontà, un sacco di cuore, che non le impedisce di inaugurare la prima pioggia della settimana sulla Dunata, ma d'altra parte ciao Milano! Ciao quelli di Milano! Sfidanti, imperterriti, che hanno deciso di sfidare chiunque e qualunque cosa. Contiamo molto su questi sindaci con tanto di cappello che portano sulla schiena uno zaino pesante. Quello di rappresentare le grandi famiglie degli alpini milanesi. Ma noi sappiamo che nei comuni della sezione di Milano si manda a rappresentare il comune anche chi non è necessariamente in maggioranza, perché c'è un senso della comunione di intenti che supera anche le beghe. E visto che parliamo della sezione di Milano, parliamo dei suoi gruppi, fatemi dire che la sezione di Milano ha aumentato i gruppi negli ultimi 2 anni. Abbiamo 8 nuovi gruppi. Vuol dire che ne pensino gli altri, quelli che fanno i segni di sufficienza, c'è una capacità di raccolta enorme, grazie anche al nostro coro, grazie a questo coro, il coro della sezione Ana Milano e agli altri cori della sezione di Milano. Grazie Milano, avete già le maniche tirate su, ci avete già cominciato a lavorare, sarà un anno complicato. Pochi sanno quanto per quelli di Milano la seconda naia sia faticosa. Quello che nei nostri borghi, nelle vostre valli, è normale, in una città come Milano diventa mostruosamente difficile. Eppure gli alpini di Milano ci sono, rivendicano la loro alpinità, rivendicano di aver avuto dei grandi esempi che oggi sono qui con noi a sfilare insieme agli alpini della sezione. Se insistete fate uscire il sole, suonate più forte. Per gli alpini niente è impossibile. E saranno gli alpini di Milano a dimostrarlo quando ci aspetteranno per la prossima Dunata. Se non è una missione impossibile questa, in ambito alpino non ne abbiamo ancora viste. Forza Milano! Forza! Che essere Bauscia c'è tutto da guadagnare qui.
più labbra, più braccia per lavorare, più testa da far girare, e l'anno prossimo tutti a farsi dire: ma come avete fatto? Grazie Alpini di Milano, grazie per la forza dei gruppi, per tutti i gruppi della sezione di Milano, dai più piccoli a quelli sulle rive dell'Adda, fino a quelli nella campagna della Brianza. Milano è un patrimonio di paesi e di comunità intorno che danno la dimensione dell'invasione alpina nella civiltà moderna. E adesso che Monza ci ha dato anche una banda per il futuro, possiamo sperare anche nel periodo spaziale dell'associazione. Siccome gli alpini non si fermano mai, anche passata a Milano, scendendo nella pianura si arriva a un ponte. Si arriva a un ponte, il ponte che attraversa Pavia. La sezione di Pavia.